Nel precedente video avevamo provato le nuove da Dario NB, le nickel bronze, praticamente delle corde per acustica, sempre bronzate, però rivestite di nickel, per cui avevamo visto questo tono molto più brillante e anche un volume decisamente più elevato della corda. Oggi invece voglio farvi provare sulla stessa chitarra e con la stessa scalatura 11-52 le Daddario EXP16, che sono praticamente le Coated Phosphor Bronze, non so come si pronunci bene in inglese questa parola, praticamente sono corde in acciaio rivestite di questo materiale Phosphor Bronze, praticamente un bronzo che è stato a sua volta trattato per avere una durata fino a 4-5 volte superiore rispetto alle corde normali semplicemente in bronzo, ma soprattutto una stabilità dell'accordatura che non ha precedenti in altri prodotti. Allora, come potete sentire, anche qui il volume di uscita della chitarra è importante. Rispetto alle precedenti NB, quindi le nickel bronze, queste Phosphor Bronze hanno un suono che si avvicina di più a quello che è il suono naturale della chitarra acustica. Hanno la particolarità di avere delle basse molto presenti, mantenendo comunque brillantezza, ma non bright come le nickel bronze. Queste sono decisamente più fedeli al suono dell'acustica. Si possono decisamente maltrattare di più in quanto hanno una tenuta dell'accordatura davvero importante. Anche questa prova la facciamo con la chitarra acustica non amplificata, proprio per assaggiare veramente il tono, il timbro di queste corde nel modo più naturale possibile. Poi magari in un prossimo video proviamo ad ascoltarle anche amplificate, perché poi ovviamente dipende anche dal tipo di chitarra che avete. Questa Crafter già di suo suona molto forte dal punto di vista acustico. Per cui vi invito a provare queste corde, davvero che rappresentano una soluzione ottimale. Costano un pochino di più delle corde tradizionali, però la durata e la resa timbrica sono decisamente, decisamente superiori, per cui è un investimento che poi vi fa risparmiare sul lungo termine. Ciao!